Bentrovati a tutti i nostri ascoltatori, siamo sempre su Live Social, le frequenze di Radio Roma Capitale con i nostri hashtag interviste e storie, pronti per raccontarvi anche oggi quelle dei nostri ospiti. Quest'oggi approfondiamo qualche pillola dedicata alla medicina, insieme a me il dottor Giovanni Del Missier. Dottore, bentrovato. Bentrovati a voi. Allora dottore, quest'oggi parliamo di qualche argomento, iniziamo col presentare quella che è la cooperativa sociale psicoterapia medica Onlus, quindi ci dica un po', ci racconti un po' che cos'è, di cosa si occupa questa Onlus. Sì, siamo un gruppo di psicoterapeuti che nel 2012 ha pensato di fondare questa cooperativa sociale di psicoterapia medica. E con dei fini ben precisi che derivano anche dalla nostra origine, da dove proveniamo, cioè siamo tutti psicoterapeuti con una lunga esperienza, ma svolta in ambiti come dire, individuali o privati. E abbiamo alle spalle una lunga formazione, un rapporto formativo con lo psichiatra Massimo Fagioli, autore della teoria e del metodo che poi noi utilizziamo e applichiamo in sede psicoterapeutica. E appunto nel 2012 maturò questo progetto pensando che non ci bastava soltanto fare i terapeuti, cioè curare la malattia psichica individualmente o di gruppo, ma era necessario completare questa attività con anche altre due campi di iniziativa, cioè la formazione e la prevenzione. E abbiamo pensato, requisito fondamentale, di farlo insieme, quindi ci siamo riuniti perché progetti così ambiziosi come formare dei giovani medici o psicologi alla psicoterapia e ancor di più fare un lavoro di prevenzione che non può essere altro che culturale è pressoché impossibile agire da soli, e quindi insieme e fondando questo sulla ricerca sempre di un rapporto tra noi che sostenesse insieme alla teoria e al metodo le attività che contavamo di fare. Se posso certo. Approfondire queste due attività, la formazione è la più semplice da descrivere, cioè giovani medici o giovani psicologi che vogliono fare la psicoterapia vengono a formarsi e quindi facciamo dei corsi di aggiornamento professionale sulla teoria e sul metodo di cui sopra. Un po' più complesso il discorso della prevenzione, perché prevenire la malattia psichica significa avere, come dire, un'idea cosa intende uno per malattia psichica. Allora, tagliando assolutamente tutte le derive neurologiche, cioè non pensiamo che la malattia psichica sia una malattia organica che dipenda dal sistema nervoso centrale o dal cervello, ma sia un rapporto che fondamentalmente si basa sui rapporti interumani e sul pensiero che da questi rapporti deriva e che a sua volta questi rapporti determina. Quindi è un connubio tra pensiero e rapporto interumano che si altera e che si alterano, ovvero pensieri sbagliati portano a rapporti interumani sbagliati, rapporti interumani sbagliati portano a pensare in modo sbagliato, e a cui si potrebbe anche aggiungere altri aggettivi tipo alterato, violento, distruttivo, sia nel versante del rapporto sia nel versante del pensiero che uno ha. E allora agire e prevenire significa proporre un altro modo, un altro metodo di pensiero, un altro modo di pensare i rapporti e quindi poi anche di vivere i rapporti, che possiamo sintetizzare si basi sul rifiuto di quella considerata normale scissione che c'è tra la coscienza e l'inconscio, ovvero la nostra mission è portare a trovare una capacità di pensare e rapportarsi agli altri senza escludere né, come dire, ciò che i cinque sensi ci danno, cioè il rapporto con le cose, con la realtà materiale, visibile, udibile, palpabile, orecchiabile, cioè,
dall'altro lato però senza neanche rinunciare a quella sensibilità irrazionale che ci fa accogliere il senso della comunicazione, il senso del rapporto. Cioè non ci basta vedere che cosa accade, ma trovare nella personale reattività di una persona il senso di quello che accade, ovvero uno schiaffo non è sempre necessariamente una cosa cattiva, come un bacio non è sempre necessariamente una cosa buona. E allora cogliere il senso che viene dato soggettivamente dalle persone in quello specifico rapporto è diverso che cogliere il significato delle cose, perché una sedia è una sedia, un tavolo è un tavolo, uno schiaffo è uno schiaffo, un bacio è un bacio. Se ci limitiamo a una, come dire, a un rapporto con la realtà tangibile, ma questa realtà tangibile ha poi un suo senso. Per quanto riguarda il tavolo e la sedia, basta pensare all'arte, no? Per cui quel tavolo e quella sedia in una certa ambientazione artistica prende un senso invece che un altro. Per quanto riguarda i rapporti umani è facile la pensare cosa. In un certo senso sì. Mi collegherei a questa cosa che lei ha appena detto, chiedendole, anche essendo stato da poco il giorno dedicato alla violenza sulle donne, quali sono le idee psichiatriche o i trattamenti che vengono fatti alle persone che purtroppo fanno queste cose? Sì, questo rientrerebbe, così formulata la sua domanda, nell'ambito strettamente psicoterapeutica, cioè che come trattare una persona violenta o come trattare una persona violentata, e qui si apre ovviamente, diciamo così, gli ambiti sono diversi, e ovviamente la persona violenta già è un po' meno violenta nella misura in cui chiede aiuto. Se si rivolge a qualcuno per dire aiutami a non essere violento, ha delle possibilità di modificazione. Dall'altra parte la persona violentata, e ovviamente parliamo di rapporti violenti, non di quello che può accadere e che riguarda più, come dire, gli accidenti o il codice penale, cioè che uno passa per strada e viene data una botta in testa, non c'entra più lo psichiatra, c'entra il poliziotto, l'avvocato, il giudice, l'assicuratore al limite, no? Ma noi parliamo di quei rapporti dove fatti da entrambe le persone che poi sfociano nella violenza, e allora questa persona deve anche non solo imparare a rifiutare la violenza, solo nella misura in cui impara a capire e a rifiutare quanto lei stessa era complice di quella violenza, perché i rapporti si fanno in due, ovviamente al di là di ogni qualunque obbligatorietà. Questo per quanto riguarda, come dire, le vittime o i carnefici della violenza. A noi però ci siamo trovati cimentati, sempre per rimanere nell'ambito della prevenzione, a partecipare in due occasioni, uno a un progetto Antera, diciamo elaborato da delle associazioni che si occupano della violenza sulle donne, e in cui in due seminari, uno legato sulla violenza del linguaggio, perché c'è un modo di essere violenti anche parlando e anche dicendo, non certo, necessariamente muovendo fisicamente i muscoli, e dall'altro lato sulla dipendenza affettiva, scoprendo in un caso come la violenza debba essere percepita e rifiutata innanzitutto nell'ambito del linguaggio, perché poi quando arriva la violenza, come dire, muscolare, fisica, perché prima c'è stata un'altra, quella che arriva dopo è facilmente comprensibile, rientra nel codice penale, possono chiamare poliziotti, carabinieri. Quella invece del linguaggio che precede, che prepara, è molto più invisibile, molto più latente, può essere fatta anche in modo gentile, non è detto necessariamente uno deve prendere a parolacce l'altra persona. Allora riuscire invece a percepire e rifiutare il senso appunto di questa violenza è fondamentale, e questa è una prevenzione che potremmo dire culturale. Così pure il discorso della dipendenza affettiva. Scoprire che non è che la dipendenza affettiva sia necessariamente negativa tout court, no? Per cui è sempre sinonimo di patologia, no, può esserci una dipendenza affettiva sanissima, anzi in certe situazioni della vita, come un bambino, come in un rapporto di terapia, c'è una dipendenza che invece serve a crescere, ad evolvere, che non fa male, che fa bene. E allora bisogna imparare a distinguere le dipendenze affettive fisiologiche dalle dipendenze affettive
patologiche. Questi sono stati, come dire, i momenti che ci hanno visto cimentare sul rapporto uomo-donna, e a cui aggiungerei anche abbiamo collaborato a un dibattito nell'ambito di un progetto vincitore di un bando del Comune di Roma, il progetto Puro Teatro, in cui in uno spettacolo teatrale chiamato Vampiri coi jeans abbiamo anche lì cercato di parlare, di raccontare del modo secondo noi corretto di affrontare questo tema della violenza, in modo da poter, come dire, a monte dare alle nuove generazioni perlomeno, ma anche a quelle meno nuove, perché va sempre bene, la possibilità di orientarsi e di non farsi ingannare, perché prima della violenza che fa sanguinare c'è la violenza che inganna, che ti fa credere che è la più difficile da capire, che in genere passa attraverso il cosiddetto amore, che non è amore. Allora, un'altra domanda che volevo farle è invece, che non credo sia obbligatorio fare, cioè in che modo sta influendo questa pandemia, questa situazione Covid-19 con la nostra psiche? Anche di questo ci siamo a questo punto dovuti occupare, ed era impossibile, perché è un evento talmente globalizzato che coinvolge tutti a 360 gradi, e allora lì ci siamo cimentati in tre articoli e tre elaborazioni teoriche che sono andate poi anche su Q-Code Magazine, e in cui abbiamo preso di mira, abbiamo messo sotto le lenti della nostra ricerca, uno, il senso del virus che ha avuto per molte persone, e anche lì distinguendone il significato dal senso. Cioè, il significato è chiaro, è un elemento biologico, organico, per quanto piccolo e invisibile ci si arriva a vederlo e a scoprirlo, a isolarlo, ed è un fatto biologico che, come tanti altri, su cui prima o poi avremo ragione, perché la quantità di fondi messi a disposizione, l'intelligenza che si cimenta, i laboratori, eccetera, farà sì che, come per tante altre evenienze biologiche, ci si arrivi a debellare prima o poi, con un prezzo più o meno alto, ma ci si arriverà. Quello che però invece non mette solo paura, come può essere appunto un virus, un microbo o un leone nella savana, ma mette angoscia, che è un'altra cosa, è un virus invisibile, diciamo, è una minaccia molto più che sta nella nostra mente piuttosto che sta nel respiro degli altri nell'ambiente. Perché mentre il leone nella savana io lo vedo, lo percepisco, e il virus no. Il virus no, e quindi molto più facilmente si presta a essere veicolo di altre paure, di altri fantasmi, dell'angoscia che c'è di toccare e toccarsi a tutti i livelli, cioè della paura del rapporto interumano, della paura di venire non in realtà uccisi come fa il virus, ma di venire fatti impazzire come a volte c'è nei rapporti interumani. Assolutamente. Questo è un aspetto, diciamo così, che riguarda il virus e la pandemia. Poi ci siamo anche posti il problema, ma le persone come reagiscono a normative che calano dall'alto, no? Di fronte, mettiti questo, non mettiti questo, vai di lì, vai di là, l'isolamento, eccetera. E anche qui abbiamo cercato di aiutare a districarsi, nel senso che, mentre dal punto di vista del significato sono chiaramente tutte cose assolutamente condivisibili, importanti, è ovvio che uno più si isola, più usa le mascherine, più si lava le mani, è molte meno probabilità. Però perché certe persone non le sopportano, perché ci si ribellano fino addirittura a pensare che il virus non esiste, perché ci mettono a questo significati scientifici, razionali si potrebbe dire, un senso violento di altri esseri umani che vogliono togliergli la libertà, vogliono condizionarli, vogliono modificargli lo stile di vita con intenzioni malevole. E allora anche lì, se non si affrontano il problema su tutti e entrambi i fronti, non se ne esce fuori, perché non è solo un fatto razionale. Assolutamente. Allora io volevo dare quelli che sono i suoi contatti, ovvero il numero di telefono, che è lo 06 88 81 76 31.
la pagina Facebook che è Cooperativa Sociale Psicoterapia Medica, il sito web www.psicoterapiamedica.org, la pagina Instagram che è csp_roma, il canale YouTube Psicoterapia Medica, la mail al quale potervi contattare ovvero psicoterapia.medica@gmail.com, e ricordare che vi trovate in via Federico Rosazza 58 a Roma. In più colgo l'occasione, dottore, per ringraziarla di essere stato con noi. Devo dire che è veramente molto bello sentirla parlare, perché riesce a far capire anche a chi magari non ha le nozioni della psicologia i concetti che vuole esprimere. Vi ringrazio molto. Grazie a lei, grazie a tutti i nostri ascoltatori. Non andate via, Live Social torna tra pochissimo sulle frequenze di Radio Roma Capitale. Ciao.